Come sapete, il 21 febbraio 2019 ho preso una decisione molto importante. Dopo aver vissuto 6 anni a Milano, essendo andato via dalla mia città natale, che è Civitavecchia, ho deciso di intraprendere un nuovo viaggio. Un viaggio un po' più lontano dalla mia famiglia, dai miei amici. Un viaggio che sapevo prima o poi avrei dovuto affrontare. Sono andato a vivere all'estero. Tantissimi di voi che mi seguono sapranno appunto che già è qualche giorno che vivo a Valencia, in Spagna. E nonostante le paure, che a volte ancora mi fanno venire il mal di stomaco, volevo dirvi che è stata una delle scelte più importanti e più necessarie che io abbia fatto nella mia vita. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Credo che sia uno dei video più attesi sul mio canale. Ne ho già fatti 4, perché ne ho fatto uno a Civitavecchia, 2 a Milano e questo! Benvenuti nel video, come avrete letto dal titolo, dove vi presento la mia nuova casa! Ehi, ciao! E tu cosa ci fai qua? Niente, perché sto parlando con una telecamera. Ciao ragazzi, allora niente, volevo iniziare appunto da una delle parti principali della casa, che come avete visto è il salone. Eccolo qua, questo è il salone. Il salone ovviamente è una delle zone più importanti della casa. L'unica cosa che ovviamente vorrei cambiare, amici miei, è questo tappeto, perché è il tappeto di una mucca morta e come sapete io sono un animalista. E quindi al più presto questo tappeto andrà via da casa, perché mi fa veramente troppo senso sapere di stare qui in casa con una vacca morta. Questo quadro già c'era e per chi fosse un compaesano, un mio compaesano, un civitavecchiese, si ricorderà che a Civitavecchia c'era la statua del bacio. E infatti, come sapete, per chi avesse seguito appunto la vicenda casa Valencia De Carli, è stata veramente molto molto dura. Io mi aspettavo che le cose fossero più facili, invece ci ho messo 3 settimane per trovare una casa. È stato difficilissimo perché qui, insomma, fanno contratti soltanto ad un anno. Questo, come potete vedere, è il tavolo dove appunto io ceno, anche se in realtà non sono un fan del cenare troppo distante dalla cucina. Nel senso che, siccome io mangio sempre, nella maggior parte dei casi, da solo, preferisco avere una tavola in cucina. Dove vi porto adesso? Venite! Eccola qui, la fantastica cucina di Leonardo De Carli. Come potete vedere c'è tutto quanto. Qua fuori c'è la monnezza. Insomma ragazzi, la cucina, come potete vedere, è gigantesca. Veramente gigantesca. Qui in Spagna utilizzano le piastre. Se casca l'acqua su sto coso che ho trovato dentro casa, non so manco che è. E come appunto vi dicevo prima, mi sono lamentato del fatto che non ci sia un tavolino qua che io vorrei comprare. Ma adesso andiamo a vedere i bagni e le camere da letto. Benvenuti nella camera degli ospiti, che ho chiamato la camera bicio. Ecco, per iniziare subito da questa fantastica camera, volevo farvi vedere che ci sono le mie mutandelle nazionali. A parte gli scherzi ragazzi, questa è una camera degli ospiti che utilizzerò appunto quando verranno i miei amici, quando verranno i miei genitori. Come potete vedere c'è tutto quanto. Per continuare, lato ospiti, ecco a voi il bagno degli ospiti. Mamma mia com'è bello. Quella è la camera degli ospiti, che quando stanno a cagare addosso prendono, fanno questo breve tragitto, vengono lì e cagano nel bidet. Sto scherzando. Una cosa che mi fa molto ridere è che gli spagnoli coprono anche il bidet. Ma perché? Mi dà un urto sta roba che davvero impazzisco. Ma adesso voglio portarvi nel mio nido d'amore, nella mia camera da letto. Venite. Prima di farvi vedere la camera da letto, a spegnere le luci, perché dovete sapere che... Che la corrente elettrica in Spagna costa di puta madre. All'entrata della mia camera da letto, come vedete, c'è un armadio. In questo armadio sapete che c'è? Un sacco di merda. Ma tu sei Leonardo De Carli, ma sei dentro uno specchio, ma sei un genio. Benvenuti nella mia camera da letto. Allora, ammetto ragazzi che la camera da letto sia troppo poco personale ancora. Come vedete ragazzi, è proprio l'inizio, cioè è proprio niente, ci ho messo una mezza foto lì, un disegno. Come vedete i cuscini escono fuori, ma questo non perché io sia pigro, ma perché in Spagna i cuscini sono più lunghi, raga. Come potete vedere c'è il mio fantastico armadio con tutte le outfit, perché sono un fashion blogger. Tu mi devo bastardo, un pezzo di merda. E dalla camera da letto cosa voglio farvi vedere? Il mio bagno. Sono un santo, sono qui per te. Vieni qua che ti porto via con me. Anche se hai fatto lo stronzo nella vita terrestre, io ti abbraccerò. Con la carta igienica per quando faccio la cacca.
secca e c'è una fantastica vasca da bagno super sexy. Ma sinceramente c'è una parte che voglio farvi vedere. È la parte più importante secondo me della casa, dove nascono tutte le idee, dove tutte le mie idee diventano concrete. Il bagno! Sto scherzando, vi porterò in studio con me. Venite. Cosa ci sarà dietro questa porta? Io lo so che siete emozionati per vederlo. Siete pronti? Ma c'è lo studio, ragazzi! Guardate che studio! Bene ragazzi, benvenuti nel mio studio, che è quello che vedrete sempre nei video da qui a non so quanto tempo. Come potete vedere appunto, questa è praticamente un'altra camera, che secondo me prima era adibita a camera da letto, ma che adesso il Conte Carli ha trasformato in studio. C'è un armadio con tutta l'attrezzatura. La figata di questa casa è che ha tre bagni. Questo infatti è il bagno mio personale, che utilizzo appunto quando sono in studio. Vedete, qui c'è anche una doccetta. Ma come vedete c'è una luce là fuori e una pianta. Adesso voglio mostrarvi una delle parti più belle di casa, ed è il terrazzo. Questa che vedete è una delle parti preferite della casa. Io in realtà non ho mai avuto un terrazzo, non ho mai sfruttato un terrazzo nelle case che ho avuto, perché magari appunto non l'ho mai avuto. E volevo dirvi che qui faccio delle cene e dei party allucinanti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque vogliate. Mi raccomando, qua sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate della mia nuova casina, ma soprattutto qual è stata la stanza che più vi è piaciuta. Ciao 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 ciao!